Sì, piacere, in buon bocca al pomeriggio. lupo per Grazie. domani. Il peccato originale della passata stagione, tanti lo identificarono nelle prime due sconfitte che arrivarono in maniera un po' inaspettata per la Lazio dello scorso anno contro due piccole, tra virgolette. Senti, di avere quest'anno con tanta strada libera su cui poter costruire, giocatori nuovi, idee nuove, la grande possibilità di prendersi da subito la fiducia dei tifosi e di tutto il comparto. Glielo chiedo perché lei oggi ha detto il tempo è adesso, il tempo è ora, il tempo è domani. Spesso, anche da parte della società, è stato invece richiesta un po' di pazienza, un po' di capacità di comprendere qualche errore di percorso iniziale. Dove sta la verità? Dove sta la verità tra le due? Una Lazio No. subito forte che ha bisogno subito di convincersi di quello che deve essere da grande, o un inizio transitorio che si dovrà accettare come inizio transitorio? Qual è la sua percezione? Sì, la società chiaramente ha delineato, no, dei cambiamenti che sono stati fatti. Sono andati via alcuni giocatori, sono arrivati altri dei giovani, che poi non è detto che possono arrivare anche più in là di dove. Anzi, io me lo auguro perché abbiamo preso dei giocatori bravi. No, io non mi, non, a me non piace. Quando io non parlo di chi non c'è o del mercato, io devo valorizzare quelli che ho, io devo parlare dei miei giocatori, io devo rafforzare questo. Se io chiedo tempo, cosa vuol dire? Perché ora questi non sono pronti? Per me è una cosa che io non farò mai. Con la squadra si lavora forte. Perché noi non abbiamo tempo, è inutile girarci intorno. Domani c'è una partita, ci sono 3 punti. Qualcuno pensa che sia una partita facile, non lo sarà, però ci vuole dentro già da subito, anche qualche giovane che andrà dentro, ma ci vuole da subito una squadra prestativa dal punto di vista mentale, proprio di azione, di voglia, di compattezza, perché queste componenti ti fanno superare o ti fanno lavorare su quelle cose che magari ancora non sei pronto o sulle problematiche che trovi all'interno della partita. Ecco, è questo un po' quello che l'atteggiamento che io voglio e che ci sarà sicuro. Le ultime, Justulin, prego.